Nulla di fatto oggi allo stadio comunale Nino Vaccara di Mazara del Vallo, dove sono arrivati 3 punti a tavolino per il Mazara Calcio, che oggi ha assistito all'assenza da parte della squadra San Sebastiano, ormai aritmeticamente retrocessa e di conseguenza demotivata nel presentarsi oggi qui a giocare questa partita. 3 punti che possono permettere di pensare al Mazara Calcio Totò Bruculeri con una giornata di riposo alla prossima sfida sul campo del San Giovanni Gemini. Ma sentiamo i pareri degli addetti ai lavori dell'ambiente gialloblu. Oggi quindi sono arrivati 3 punti a tavolino e una giornata di riposo che vi permettono di pensare con più tranquillità alla prossima partita contro il San Giovanni Gemini. In un certo senso ci dispiace anche non giocare, però cogliamo l'occasione per poter recuperare le energie per affrontare al meglio la prossima partita che è decisiva per il nostro campionato. Ci dispiace che succedano queste cose, però fa parte del gioco e loro non hanno più nessun obiettivo, visto che già sono retrocessi matematicamente, quindi adesso ci concentriamo e riposiamo per la prossima settimana, che è molto importante per noi. La tua è stata una settimana caratterizzata dall'influenza. Volevo sapere se avevi recuperato e se durante la settimana ti sei potuto allenare tranquillamente. Sì, ho fatto due giorni di febbre, ma visto che c'è l'influenza in giro, e quindi niente, adesso ho recuperato, sono in perfette condizioni, quindi cerchiamo di riposare, recuperare io con tutti i miei compagni le energie per il prossimo anno. Secondo Pietro per la prossima partita, prossimo anno, ancora è presto a pensare. Infatti, per questo finale di campionato Pietro Iacono vede il bicchiere mezzo pieno. È stata un'annata particolare, un'annata difficile, quindi adesso il bicchiere mezzo pieno lo vedrò quando avremmo raggiunto la salvezza matematica, perché per noi vale come la vittoria di un campionato.